Renzo, salito per uno di quei valichi su un terreno più elevato, vide quella gran macchina del Duomo sola su un piano, come se non in mezzo alla città, ma sorgesse un deserto. Si fermò su due piedi, dimenticandosi i guai suoi, contemplando anche quella, da lontano, quell'ottava meraviglia di cui aveva tanto sentito parlare anche da bambino. Eravamo nel capitolo undicesimo, eravamo in autunno del 1628. Oggi siamo nell'autunno del 1630 e se vogliamo continuare a parlare di meraviglia, se allora era l'ottava meraviglia, il Duomo, che ancora c'è, c'è quella nona meraviglia, i Promessi Sposi, quella decima meraviglia, Alessandro Manzoni, perché anche egli è capolavoro di se stesso. Dunque diamo avvio alla 17ª serata delle 17 di questo omaggio manzoniano. Intanto invito qui a fianco l'arciprete del Duomo di Milano, Monsignor Borgonovo, Gian Antonio Borgonovo. Grazie. Prendo la parola solo per ringraziare tutti voi di queste 17 serate, di questa coralità nel seguire il nostro programma. Ringrazio ovviamente il direttore artistico, tutti i professori che hanno contribuito a introdurre, per far capire anche il testo che avremo poi di sera in sera accostato, e ricordo tra tutti, permettete, il professor Pierantonio Frare, il quale non è potuto essere qui perché è ammalato di Covid, in sintonia con la peste manzoniana, ha voluto ammalarsi proprio in questi giorni. Gli facciamo un applauso in contumacia. È lui che ha scritto questa silloge che abbiamo usato e che, devo dire, a mio giudizio è stata una silloge che ha permesso comunque in 17 sere di comprendere bene l'architettura e lo sviluppo di tutto il romanzo manzoniano. Ringrazio questa sera poi in particolare il professor Stella, che chiuderà questa serata, questa sequenza di serate, con il suo intervento, presidente della Fondazione di Studi Manzoniani e della Casa Manzoni qui a Milano. E io ho finito il mio compito, però voglio lasciarvi un esergo che serva da introduzione a tutta la serata. È presa da uno scritto di un autore russo, Iosif Aleksandrovich Brodsky. Che se ne renda conto o meno, lo storico si trova in una situazione difficile, come paralizzato tra due vuoti. Il passato su cui riflette e il futuro a vantaggio del quale palesemente lavora. Per lui la nozione di non esistenza raddoppia. Forse i due vuoti si sovrappongono anche, incapace di controllarli entrambi, si sforza di vivacizzare il primo, dato che per definizione il passato come fonte di terrore personale è più controllabile del futuro. Il suo opposto allora dovrebbe essere il mistico religioso o il teologo. Senza dubbio, dare un ordine alla vita dell'aldilà richiede un grado maggiore di rigore che non dare un ordine alla vita dell'aldiquà. Ciò che annulla la differenza, comunque, è la rispettiva ricerca di un nesso di causalità. Il comun denominatore,
e le conseguenze etiche che questo ha per il presente. Al punto che in una società in cui l'autorità della Chiesa è in declino e l'autorità della filosofia e dello Stato sono trascurabili o inesistenti, tocca precisamente alla storia occuparsi di questioni etiche. E con queste parole iniziamo la nostra serata. Grazie, grazie all'arciprete del Duomo di Milano. Abbiamo questo progetto lavorato seriamente, un lavoro che è iniziato più di un anno fa, il cui titolo è Maggio Manzoniano, un progetto pubblico e privato, grazie anche a Patria, come Intesa San Paolo, a Green Tesis, questa sera anche a Retreat. Abbiamo offerto un progetto pubblico a quell'Alessandro Manzoni che di pubblico ha pubblicato anche qualcosa di importante sull'unità della lingua, i mezzi per diffonderla, quando egli, senatore del Regno, di questo anche si è occupato. E quindi chiamo ora, come secondo intervento, il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, proprio per suggellare e sottolineare l'importanza di Alessandro Manzoni milanese, il nostro Don Lisander, Alessandro Manzoni della nostra nazione, dell'Italia. Buonasera, grazie per questa opportunità, grazie per questa magnifica iniziativa manzoniana, per queste letture, per questo tributo ad Alessandro Manzoni. Per oltre un secolo la scuola e la cultura italiana hanno retto su due basi, Dante e Manzoni, su due colonne, la Divina Commedia e i Promessi Sposi. Dante fu il padre della lingua italiana, Manzoni fu il formatore dell'italiano moderno. Dante fondò l'Italia, Manzoni l'accompagnò nel Risorgimento. Fu Francesco De Santis a collocare Manzoni sul piedistallo a fianco dell'Alighieri, definendo il suo romanzo storico un monumento e sottolineando la funzione civile e politica, popolare e nazionale della sua opera. La figura di Manzoni, come sappiamo, viene estratta dalla categoria dei poeti, come Dante non fu soltanto un poeta, per essere vista come quella di un grande maestro nazionale. Lo stesso Gentile ritenne Manzoni il grande liberatore del popolo italiano dal secolare servaggio della letteratura, dell'arte pura, dell'indifferentismo e del dilettantismo, della retorica e del classicismo vuoto e formale. Secondo Gioberti e Mazzini e Rosmini, fin dal principio guardarono a Manzoni come alla più alta e degna guida spirituale degli italiani. Vedete, nella legge sul libro che abbiamo approvato la scorsa legislatura abbiamo istituito un circuito proprio per promuovere la lettura, un circuito che si chiama Ad Alta Voce, perché leggere ad alta voce la letteratura italiana è un patrimonio immateriale che dobbiamo diffondere nuovamente nelle scuole e tra gli studenti e che sta avendo successo e che partendo proprio da questa magnifica iniziativa come esempio si può essere sicuramente estesa anche a luoghi simbolici come la casa Manzoni, che è un luogo sicuramente per leggere ad alta voce l'opera di Alessandro Manzoni. Nel 1821 Manzoni cantò l'Italia, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor. E vedete l'identità italiana affidata, oltre che all'impresa militare, una d'arme, anche alla lingua e alla religione, di lingua, d'altare. E approfitto di questa bellissima iniziativa conclusiva qui nel Duomo per annunciare che la prossima settimana inizierà alla Camera dei Deputati l'iter di una proposta di legge proprio per inserire, pensate un po', la lingua italiana in Costituzione, con una proposta a prima firma del Vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, mia e di molti altri parlamentari in maniera trasversale. E a questa modifica costituzionale farà seguito una legge ordinaria con lo scopo di valorizzare quelle istituzioni come l'Accademia della Crusca, la Dante Alighieri, la Treccani e perché no Casa Manzoni, che in Italia e nel mondo hanno il compito di promuovere, diffondere, difendere la lingua italiana anche rispetto a tutto il tema dell'intrusione dei prestiti linguistici.
Chiudo sempre con Gentile. Manzoni aveva detto la parola che veniva su dal petto delle giovani generazioni italiane e si trovò ad un tratto, senza esserselo proposto, ad essere il maestro e l'antesignano della nuova Italia, dell'Italia che cominciava a guardarsi dentro, nella coscienza, e a prendere la vita sul serio. Vedete, oggi, e concludo, nel visitare Casa Manzoni con il Presidente, abbiamo preso un impegno del Parlamento, quello di sostenere e riconoscere un'eccellenza che è gestita sostanzialmente in maniera privata come Casa Manzoni e come simbolo fondamentale della nostra identità proprio nell'anniversario. Perché, come scrisse Manzoni, e concludo davvero, che fu anche senatore, ma cos'è la storia senza la politica? Una guida che cammina con nessuno dietro, che impari la strada e per conseguenza butta via i suoi passi. Come la politica senza la storia è uno che cammina senza guida. Grazie e complimenti. Grazie davvero. La serata continua ad arricchirsi di doni, ma anche va dato a questa serata una coerenza, perché adesso il prossimo intervento che introduce, ma soprattutto, come dire, ci offre ancora una volta il punto di vista della scienza, dal punto di vista della letteratura, della storia della letteratura, invito il professor Angelo Stella, presidente dei Centri Studi Manzoniani, di raggiungermi. Ci introduce non soltanto il capitolo 37esimo e 38esimo che andremo ora a leggere, ma anche ci introduce ancora una volta di più l'importanza della lingua di Alessandro Manzoni. Buonasera. Voglio iniziare con l'affermazione di un patriota, Giovita Scalvini, che nel 1831 scriveva: «Ti accorgi spesso, leggendo i Promessi Sposi, di non essere sotto la gran volta del firmamento che copre tutto le multiformi esistenze, bensì di essere sotto quella del Tempio che copre i fedeli e l'altare». Affermazione ripresa con facigliore degrado critico ed estesa da altri studiosi. Cito da Giovita Scalvini a Benedetto Croce e Alberto Moravia: il romanzo di Manzoni, come è ben noto, è sembrato muoversi sotto le volte anguste e soffocanti di una chiesa. Il Duomo, con il suo spazio che tende all'infinito, ha rimosso felicemente e, spero, definitivamente queste tesi, loro sì, anguste e soffocanti. Abbiamo percorso i Promessi Sposi, per dirla con Manzoni, come il Montanaro, avvezzo alle alture di Dio. Il romanzo storico di Manzoni, dove è protagonista La Peste, con quel capolavoro di autoritarismo, superstizione e bestialità che è stata la colonna infame, il romanzo storico, dicevo, non sottoscriveva nel 1842 la parola fine al capitolo 38, dopo il sussurro delle scuse ai lettori. Come sappiamo, Manzoni dice: ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta? Parole dell'estate 1842 e non del 31 maggio 2023. I capitoli 37 e 38 vanno letti come due intermezzi goldoniani di un Goldoni di un'opera buffa che è seria, di un Goldoni divertito,
dalle voci e dai fatti del villaggio. Siamo lontani oramai da Milano, che dà alla storia dei due promessi sposi il lieto fine voluto e atteso dai lettori. Manzoni non scrive più per i lettori, li convoca all'ascolto e alla condivisione degli avvenimenti, chiede loro un parere e un consenso sulla propria visione dei fatti. Al lettore, dice Manzoni, noi lo faremo passare in un momento tutto quel tempo. Le accoglienze vicendevoli, se le immagini il lettore, gli atti che fece, le cose che disse, si rimettono anche quelle all'immaginazione del lettore. Cioè noi oramai siamo, diciamo, coinvolti quasi a rinarrare i promessi sposi e penso che dopo queste letture possiamo farlo veramente bene. Si tratta per Manzoni, alla fine del suo grande concerto linguistico, di sottolineare alcuni particolari nei punti dove dice: capisco anch'io che qui ci vuole una spiegazione. Lui parla dall'angolo, dove ha assistito alla prova dell'atto finale. Anticipa, a saper ben leggere, quello che altri narratori si proveranno a dire. Le storie semplici di Flaubert, le scene di campagna di Carlo Ravizza, i racconti di Giulio Carcano e, a distanza di tempo e anche di stile, quelli di De Marchi. Toccava poi ad altri milanesi proseguire con la storia dei discendenti di Renzo Tramaggino, compagni, operai, contestatori e così via, nella civiltà del progresso. La storia con la maiuscola si era conclusa nel capitolo 36esimo con il sorpasso di Lucia, la parola è di Silvano Nigro. A lei e non più ai due sposi, padre Cristoforo, solo a lei affida il pane del perdono, con l'impegno a perdonare, dice Manzoni con parole di padre Cristoforo, perdonino sempre, tutto, tutto, un imperativo estremo per un popolo, non diciamo per un borgo, la cui educazione sociale poteva compiersi solo nel perdono consapevole di tanti secoli di oppressione, una consapevolezza che significava la conquista di una pari, se non raggiunta, dignità civile. La sintassi narrativa di questi due capitoli prende il passo, ora rallentato, ora saltellante, di Renzo. Dice Manzoni, andava dunque il nostro viaggiatore allegramente. Importante quel nostro, perché, come detto, i lettori accompagnano Renzo in un tempo che non è certo quello dell'andare a Lecco, a Pasturo, a Bergamo e tornare al paese. Lucia si fa attendere, ma è proprio questa sua assenza a farle dominare la scena. Il ritmo podistico di Renzo è scandito dai suoi pensieri. Nel capitolo 37, al paragrafo 45, abbiamo poche righe su Geltrude, righe che censurano la stringente testimonianza di Giuseppe Ripamonti. Manzoni scrive che Lucia viene a sapere della conversione della monaca di Monza e, dice Manzoni, dopo molto infuriare e dibattersi, si era ravveduta, si era accusata. Forse qui dobbiamo fare un'osservazione e un rimprovero a Manzoni. Non era il caso, caro Alessandro, di riprendere quanto dicevi di Geltrude nel Ferme Lucia
e citare le parole che lei dice di fronte al tribunale ecclesiastico: sono stata messa in convento contro la mia volontà, a me si doveva dare il marito che io avessi già scelto, non il marito che mi avesse scelto, ma il marito che io, donna, avessi già scelto. Parole pronunciate a inizio 600, che Manzoni avrebbe dovuto incidere nella sua riflessione sulla forza immortale dell'amore, quello tremendo della sua Ermengarda, quello affidato al trepido ascolto di un passo diverso che si avvicina alla casa, all'ebbrezza della gioia, come si legge nell'addio Monti, ebbrezza della gioia cui può aggiungersi il gaudio tranquillo e solenne della santità. Lucia si liberava del voto, Gertrude aspirava alla liberazione di se stessa donna. Manzoni si fa perdonare questo silenzio per atto intrigante, recuperando il movimento della introduzione nel racconto di Don Ferrante, ma qui aspettiamo di udire la lettura di queste pagine veramente immortali. Nell'ultimo capitolo è messa in scena una sceneggiatura per coro e solista, da sentirsi scandita in uno spartito quasi giocoso, introdotto da un dialogo in due battute tra Lucia, e lei a prendere la parola per prima, e Renzo. Il lettore deve sentire, immaginando di vederseli davanti, i sentimenti taciuti, perché quelli di Lucia non si esprimono a parola, ma basta uno sguardo a farli comprendere. E Manzoni ci ricorda un'ultima volta come deve essere letta questa storia di intimo e profondo amore non dichiarato, non dichiarato neppure da lui. Al centro della scena ecco il solista, Don Abbondio. Sono Renzo e Agnese a volerlo protagonista, a farlo sorridente stratega di una meschina prudenza, a innalzarlo a esperto giudice della storia. Don Abbondio dice, si affida alla provvidenza e dice che la provvidenza dovrebbe usare più spesso della peste per liberare il mondo delle ingiustizie. La peste è stata una scopa ed è una citazione biblica. Questo finale, in diminuendo, vede il trionfo del quotidiano nel paese, come ho detto, non più nella città, nel paese che si lascia per un altro paese. C'è una frase amaramente lombarda e popolana, e direi anche attuale, di Manzoni: dovevano fare i fagotti. In questo chiaroscuro idilliaco si entra alla fine del romanzo, dove Manzoni suggerisce quasi a capochino il giudizio su quanto l'era accaduto dei due villani. Renzo qui non parla più come un uomo maturo e già abituato alle idee dell'Ottocento, parla come un uomo del Seicento, dove il clero e i nobili non si siedono alla stessa tavola dei contadini, come sappiamo dall'ultimo capitolo. Il volume si chiude con un fermo immagine scenico dove c'è la famiglia Tramaggino. E nei titoli di coda il rifacitore della storia suggerisce una didascalica morale cristiana per la serenità quotidiana degli umili di fronte ai guai che purtroppo rimangono. Ma il sipario non cala. Nella pagina a fianco si staglia l'immagine di una colonna troppo tardivamente abbattuta. Alla favola dei promessi sposi succede la storia della colonna infame.
Grazie anche per questo splendido intervento. Fortunatamente il rimprovero all'autore dei Promessi Sposi e anche un ringraziamento all'autore di Fermo e Lucia, che è sempre comunque Alessandro Manzoni, quindi rimaniamo soddisfatti di questo intervento e anzi continuiamo questa suggestione, questi intermezzi goldoniani, questa opera buffa e seria. Non poteva mancare in quest'ultima serata l'accompagnamento all'organo con due interventi che introdurranno i nostri due capitoli, interventi brevi eppure significativi. Si è parlato di gioia e effettivamente dove tirare fuori l'intimità di una gioia che ci offre un movimento che sembra aprire a un orizzonte di serenità, se non con Bach e se non con quel Bach del XVII secolo, quel Dante della musica che ora andiamo ad ascoltare, grazie ad Alessandro Ciacera. E poi Arianna Scomegna subito inizierà la lettura del primo dei due capitoli di questa sera.
Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto e preso a diritta per ritrovare la viottola di dove era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi che, battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverio. In un momento diventarono fitti e prima che arrivasse alla viottola la veniva giù a secchie. Renzo, invece di inquietarsene, ci sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel sussurrio, in quel brulichio dell'erbe e delle foglie tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre. Metteva certi respironi larghi e pieni e, in quel risolvimento della natura, sentiva come più liberamente e più vivamente quello che s'era fatto nel suo destino. Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo, che l'acqua portava via il contagio. Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente, senza aver disegnato né dove, né come, né quando, né se avesse da fermarsi la notte, premuroso soltanto di portarsi avanti, d'arrivar presto al suo paese, di trovar con chi parlare, a chi raccontare, soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per Pasturo, in cerca d'Agnese. È a Pescate, costeggia quell'ultimo tratto dell'Adda, dando però un'occhiata malinconica a Pescarenico. Passa il ponte, per strade e campi arriva in un momento alla casa dell'ospite amico. Questo, che s'era levato allora e stava sull'uscio a guardare il tempo, alzò gli occhi a quella figura così inzuppata, così infangata, diciamo pure così lercia, e insieme così viva e disinvolta. A suoi giorni non aveva visto un uomo peggio conciato e più contento. «Oè», disse, «già qui? E con questo tempo? Com'è andata?» «La c'è», disse Renzo, «la c'è, la c'è. Sana? Guarita, che è meglio. Devo ringraziare il Signore e la Madonna finché campo, ma cose grandi, cose di fuoco, ti racconterò poi tutto. Ma come sei conciato? Son bello, eh? A dir la verità, potresti adoprare il da tanto in su per lavare il da tanto in giù. Ma aspetta, aspetta che ti faccia un buon fuoco. Non dico di no. Sai dove l'ha preso? Proprio alla porta del lazzeretto. Ma niente, il tempo il suo mestiere e io il mio». La mattina dopo si mise in cammino per Pasturo. Era ancor presto quando ci arrivò, che non aveva meno fretta e voglia di finire di quel che possa averne il lettore. Cercò D'Agnese, sentì che stava bene e gli fu insegnata una casuccia isolata dove abitava. Ci andò, la chiamò dalla strada a una tal voce. Essa s'affacciò di corsa alla finestra e mentre stava a bocca aperta per mandar fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevenne dicendo: «Lucia è guarita. L'ho veduta ier l'altro. Vi saluta. Verrà presto. E poi ne ho delle cose da dirvi». Tra la sorpresa dell'apparizione e la contentezza della notizia e la smania di saperne di più, Agnese cominciava ora un'esclamazione, ora una domanda, senza finir nulla. Poi, dimenticando le precauzioni che era solita prendere da molto tempo, disse: «Vengo ad aprirvi. Aspettate.
«E la peste?» disse Renzo. «Voi non l'avete avuta, credo». «Io no. E voi?» «Io sì. Ma voi, dunque, dovete aver giudizio. Vengo da Milano e sentirete, son proprio stato nel contagio fino agli occhi. È vero che mi son mutato tutto da capo a piedi, ma l'è una porcheria che s'attacca alle volte come un malefizio. E giacché il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardata finché non è finito questo influsso. Perché siete la nostra mamma. E voglio che campiamo insieme un bel pezzo allegramente, a conto del gran patire che abbiamo fatto. Almeno io». «Ma», cominciava Agnese. Interruppe Renzo. «Non c'è ma che tenga. So quel che volete dire, ma sentirete che de ma non ce n'è più. Andiamo in qualche luogo all'aperto, dove si possa parlare con comodo, senza pericolo, e sentirete». Agnese gli indicò un orto che era dietro alla casa e soggiunse: «Entrate lì e vedrete che c'è due panche, una in faccia all'altra, che paiono messe apposta. Io vengo subito». Renzo andò a mettersi a sedere su una. Un momento dopo, Agnese si trovò lì, sull'altra. E son certo che, se il lettore, informato com'è delle cose antecedenti, avesse potuto trovarsi lì, in terzo, a veder con gli occhi quella conversazione così animata, a sentir con gli orecchi quei racconti, quelle domande, quelle spiegazioni, quell'esclamare, quel condolersi, quel rallegrarsi, e Don Rodrigo, e il padre Cristoforo, e tutto il resto, e quelle descrizioni dell'avvenire chiare e positive come quelle del passato, son certo, dico, che ci avrebbe preso gusto e sarebbe stato l'ultimo a venir via. Ma d'averla sulla carta tutta quella conversazione, con parole mute, fatte d'inchiostro e senza trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se ne curi molto e che gli piaccia più di indovinarla da sé. La conclusione fu che s'anderebbe a metter su casa tutti insieme in quel paese del Bergamasco dove Renzo aveva già un buon avviamento. In quanto al tempo non si poteva decidere nulla, perché dipendeva dalla peste e da altre circostanze. Ritornò al paese con questa consolazione di più, d'aver trovata sana e salva una persona tanto cara. Il giorno dopo, in viaggio di nuovo, ma da un'altra parte, cioè verso il paese adottivo, trovò Bortolo, in buona salute anche lui, e in minor timore di perderla. E dopo non so quanti giorni ritornò al paese nativo, che trovò ancor più notabilmente cambiato in bene. Trottò subito a Pasturo, trovò Agnese, rincoraggita affatto e disposta a ritornare a casa quando si fosse, di maniera che ce la condusse lui. Ne diremo quali fossero i loro sentimenti, quali le parole a rivedere insieme quei luoghi. Qualche giorno dopo la visita di Renzo al lazzeretto, Lucia n'uscì con la buona vedova, che essendo stata ordinata una quarantina generale, la fecero insieme, rinchiuse nella casa di quest'ultima. E terminata che fu la quarantina, si fecero i preparativi per il viaggio.
Potremmo anche soggiungere subito partirono, arrivarono e quel che segue. Ma con tutta la volontà che abbiamo di secondare la fretta del lettore, ci sono tre cose appartenenti a quell'intervallo di tempo che non vorremmo passare sotto silenzio. E per due almeno crediamo che il lettore stesso dirà che avremmo fatto male. La prima, che quando Lucia tornò a parlare alla vedova delle sue avventure più in particolare e più ordinatamente di quel che avesse potuto in quell'agitazione della prima confidenza e fece menzione più espressa della signora che l'aveva ricoverata nel monastero di Monza, venne a sapere di costei cose che, dandole la chiave di molti misteri, le riempirono insieme l'animo d'una dolorosa e paurosa maraviglia. Seppe dalla vedova che la sciagurata, caduta in sospetto d'atrocissimi fatti, era stata, per ordine del cardinale, trasportata in un monastero di Milano, che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravveduta, s'era accusata, e che la sua vita attuale era supplizio volontario tale che nessuno, a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa trista storia la troverà nel libro e al luogo che abbiamo citato altrove a proposito della stessa persona. L'altra cosa è che Lucia, domandando del padre Cristoforo a tutti i frati cappuccini che poté vedere nel lazzeretto, sentì con più dolore che meraviglia che era morto di peste. Finalmente, prima di partire, avrebbe anche desiderato di sapere qualcosa dei suoi antichi padroni e di fare, come diceva, un atto del suo dovere se alcuno ne rimaneva. La vedova l'accompagnò alla casa, dove seppero che l'uno e l'altra erano andati tra quei più. Di donna Prassede, quando si dice che era morta, è detto tutto, ma intorno a Don Ferrante, trattandosi che era stato dotto, l'anonimo ha creduto d'estendersi un po' più. E noi, a nostro rischio, trascriveremo un dipresso quel che ne lasciò scritto. Dice adunque che al primo parlar che si fece di peste, Don Ferrante fu uno dei più risoluti a negarla e che sostenne costantemente fino all'ultimo quell'opinione, non già con inschiamazzi come il popolo, ma con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire almeno che mancasse la concatenazione. In rerum natura, diceva, non ci sono che due generi di cose, sostanze e accidenti. E se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera. E son qui. Le sostanze sono o spirituali o materiali. Che il contagio sia sostanza spirituale è uno sproposito che nessuno vorrebbe sostenere, sicché è inutile parlarne. Le sostanze materiali sono semplici o composte. Ora, sostanza semplice il contagio non è, e si dimostra in quattro parole. Non è sostanza aerea, perché se fosse tale, invece di passare da un corpo all'altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non è acquea, perché bagnerebbe e verrebbe asciugata dai venti. Non è ignea, perché brucerebbe. Non è terrea,
perché sarebbe visibile. Sostanza composta? Neppure, perché a ogni modo dovrebbe essere sensibile all'occhio e al tatto. E questo contagio, chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? Rimanda a vedere se possa essere accidente. Peggio che peggio. Ci dicono questi signori dottori che si comunica da un corpo all'altro, che questo è il loro Achille, questo il pretesto per far tante prescrizioni senza costrutto. Ora, supponendolo accidente, verrebbe a essere un accidente trasportato. Due parole che fanno ai calci, non essendoci in tutta la filosofia cosa più chiara, più liquida di questa, che un accidente non può passare da un soggetto all'altro. Che se, per evitare questa scilla, si riducono a dire che sia accidente prodotto, danno in cariddi, perché se è prodotto, dunque non si comunica, non si propaga, come vanno blaterando. Posti questi principi, cosa serve venirci tanto a parlare di vibici, desantemi, d'antraci? Tutte corbellerie, scappò fuori una volta un tale. No, no, riprese Don Ferrante, non dico questo, la scienza è scienza. Solo bisogna saperla adoprare. Vibici, esantemi, antraci, parotidi, bubboni violacei, furoncoli nigricanti, sono tutte parole rispettabili che hanno il loro significato bello e buono, ma dico che non ha a che fare con la questione. Chi nega che ci possa essere di queste cose, anzi, che ce ne sia? Tutto sta a veder di dove vengano. Qui cominciavano i guai anche per Don Ferrante, finché non faceva che dare addosso all'opinione del contagio, trovava per tutto orecchi attenti e ben disposti, perché non si può spiegare quanto sia grande l'autorità d'un dotto di professione allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi. Ma quando veniva a distinguere e a voler dimostrare che l'errore di quei medici non consisteva già nell'affermare che ci fosse un male terribile e generale, ma nell'assegnarne la cagione. Allora, parlo dei primi tempi in cui non si voleva sentir discorrere di peste, allora, invece d'orecchi, trovava lingue ribelli, intrattabili. Allora di predicare a distesa era finita e la sua dottrina non poteva più metterla fuori che a pezzi e bocconi. La C'è purtroppo la vera cagione, diceva, e son costretti a riconoscerla anche quelli che sostengono poi quell'altra così in aria. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove. E quando mai si è sentito dire che le influenze si propaghino? E lor signori mi vorranno negar le influenze? Mi negheranno che ci siano degli astri? O mi vorranno dire che stia lassù a far nulla, come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino? Ma quel che non mi può entrare è di questi signori medici confessare che ci troviamo sotto una congiunzione così maligna e poi venirci a dire con faccia tosta: non toccate qui, non toccate là e sarete sicuri. Come se
questo schivare, il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedir l'effetto virtuale dei corpi celesti. E tanto affannarsi a bruciar de cenci, povera gente! Brucerete Giove? Brucerete Saturno? Isfretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste. Gli s'attaccò, andò a letto, a morire, come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle. E quella famosa sua libreria? È forse ancora dispersa su per i muriccioli. Una sera Agnese sente fermarsi un legno all'uscio. È Lucia, di certo. Era proprio lei, Lucia. L'accoglienza è vicendevoli, se le immagini il lettore. La mattina seguente, di buon'ora, capita Renzo che non sa nulla e viene solamente per sfogarsi un po' con Agnese su quel gran tardare di Lucia. Gli atti che fece, le cose che disse, di trovarsela davanti, si rimettono all'immaginazione del lettore. Le dimostrazioni di Lucia non ci vuol molto a descriverle. Vi saluto. Come state? Disse a occhi bassi e senza scomporsi. E non crediate che Renzo, se l'avesse per male, prese benissimo la cosa per il suo verso e, come tra gente educata, si sa far la tara ai complimenti, così lui intendeva bene che quelle parole non esprimevano tutto ciò che passava nel cuore di Lucia. Del resto, era facile accorgersi che aveva due maniere di pronunziarle, una per Renzo e un'altra per la gente. Sto bene. Quando vi vedo, rispose il giovine con una frase vecchia ma che avrebbe inventata lui in quel momento. Il nostro povero padre Cristoforo, pregate per l'anima sua, benché si può essere quasi sicuri che a quest'ora prega lui per noi lassù. Me l'aspettavo, purtroppo, disse Renzo, e non fu questa la sola trista corda che si toccasse in quel colloquio, ma di qualunque cosa si parlasse, il colloquio gli riusciva sempre delizioso, come quei cavalli bisbetici che si impuntano, si piantano lì, alzano una zampa, poi un'altra, la ripiantano al medesimo posto e fanno mille cerimonie prima di fare un passo. E poi, tutto a un tratto, prendono ad andare via, come se il vento li portasse. Così era divenuto il tempo per lui. Prima i minuti gli parevano ore, poi le ore gli parevano minuti. Renzo disse finalmente che andava da Don Abbondio a prendere i concerti per lo sposalizio. Ci andò e, con certo fare tra il burlevole e il rispettoso, disse: «Signor curato, l'è poi passato quel dolor di capo per cui mi diceva di non poterci maritare? Ora siamo a tempo. La sposa c'è e son qui per sentire quale le sia di comodo, ma questa volta sarei a pregarla di far presto». Don Abbondio non disse di no, ma cominciò a tentennare, a trovare certe scuse, a far certe altre insinuazioni. Perché mettersi in piazza, far gridare il suo nome con quella cattura addosso, che la cosa potrebbe
farsi ugualmente altrove questo e quest'altro. Ho inteso, lei ha ancora un po' di quel mal di capo, ma senta, senta. E cominciò a descrivere Renzo in che stato aveva visto quel povero Don Rodrigo e che già a quell'ora doveva sicuramente essere andato. Speriamo che il Signore gli avrà usato misericordia. Questo non c'ha a che fare, disse Don Abbondio. Ma forse detto di no, io non dico di no. Parlo per delle buone ragioni. Del resto, vedete, finché c'è fiato, guardatemi me. Sono una concafessa, sono stato anch'io più di là che di qua. E sono qui e se non mi vengono addosso dei guai, posso sperare di starci ancora un pochino. Dopo qualche altra botta e risposta, né più né meno concludenti, Renzo strisciò una bella riverenza e se ne tornò alla sua compagnia, fece la sua relazione e finì col dire: «Son venuto via che n'ero pieno, per non risicare di perdere la pazienza, di levargli il rispetto. In certi momenti pareva quello dell'altra volta, proprio quelle ragioni. Sono sicuro che se la durava ancora un poco mi tornava in campo con qualche parola in latino. Vedo che vuole essere un'altra lungagnata. È meglio fare addirittura come dice lui, andare a maritarsi dove andiamo a stare». Ci provarono anche Agnese, la vedova e Lucia, ma fu tutto inutile. Fino a che entra Renzo con passo risoluto e con una notizia in viso: è arrivato il signor Marchese. Cosa vuol dire questo? Arrivato? Dove? Domanda Don Abbondio alzandosi. È arrivato nel suo palazzo, che era quello di Don Rodrigo, perché questo signor Marchese è l'erede per fide commissio, come dicono, sicché non c'è più dubbio. Per me ne sarei contento se potessi sapere che quel povero uomo fosse morto bene. A buon conto, finora ho detto per lui dei paternostri, adesso gli dirò de profundis. E questo, signor Marchese, è un bravissimo uomo. Ah, è morto dunque. È proprio andato. Vedete, figlioli, se la provvidenza arriva alla fine a certa gente, sapete, lei è una gran cosa, un gran respiro per questo povero paese, che non ci si poteva vivere con lui. È stato un gran flagello questa peste, è stata anche una scopa. Ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più, verdi, freschi, prosperosi. Bisognava dire che chi era destinato a far loro l'esequio era ancora in seminario a fare i latinucci. Batter d'occhio, sono spariti, a 100 per volta. Non lo vedremo più andare in giro con quegli sgherri dietro, con quell'albagia, con quell'aria, con quel palo in corpo, con quel guardare la gente che pareva si stesse tutti al mondo per sua degnazione. Intanto lui non c'è più e noi ci siamo. Non manderà più quell'imbasciata ai galantuomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete che adesso lo possiamo dire. Io gli ho perdonato tutto di cuore. E fai il tuo dovere. Ma si può anche ringraziare il cielo che ce ne abbia liberati. Ora, tornando a voi, vi ripeto, fate voi altri quel che credete. Se volete che vi mariti io, sono qui. Se vi torna più comodo in altra maniera, fate voi altri. In quanto alla cattura, vedo anch'io che, non essendoci ora più nessuno che vi tenga di mira, voglia farvi del male, non è cosa da prendersene gran pensiero. Tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso della nascita del serenissimo infante. E poi la peste. E ha dato di bianco a di gran cose la peste, sicché, se volete, oggi è giovedì, domenica. Vi dico in chiesa, perché quel che si è fatto l'altra volta non conta più niente dopo tanto tempo.
e poi ho la consolazione di maritarvi io. Domenica vi dirò in chiesa, e intanto sapete cosa ho pensato per servirvi meglio. Intanto chiederemo la dispensa per le altre due denunzie. Hanno avere un bel da fare laggiù in curia, dar dispense. Se la va per tutto come qui. Per domenica ne ho già una, due, tre, senza contarvi voi, e me ne può capitare ancora. E poi vedrete, vedrete, andando avanti, che fare vuol essere, non ne deve rimanere uno scompagnato. Ha proprio fatto uno sproposito, perpetua a morire ora, che questo era il momento che trovava l'avventore anche lei. Ha voglia di scherzare lei, disse Agnese. Sicuro che voglia di scherzare, e mi pare che sia ora, finalmente. Ne abbiamo passate delle brutte, vero? I miei giovani, delle brutte ne abbiamo passate. Questi 4 giorni che dobbiamo stare qui in questo mondo, si può sperare che vogliono essere un po' meglio, ma fortunati voi altri che, non succedendo disgrazie, avete ancora un pezzo da parlare dei guai passati. Io invece sono alle 23:15 e i birboni possono morire, della peste si può guarire, ma gli anni non c'è rimedio, e come dice Senectus ipsa est morbus. Ora, disse Renzo, ora parli pur latino quanto vuole, che non me ne importa nulla. Il giorno seguente capitò a Don Abbondio una visita quanto meno aspettata, tanto più gradita. Il signor Marchese, del quale si era parlato, un uomo tra la virilità e la vecchiezza, il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama diceva di lui: aperto, cortese, placido, umile, dignitoso, e qualcosa che indicava una mestizia rassegnata. Vengo a portarle i saluti del cardinale arcivescovo. Oh, che degnazione di tutti e due! Quando fui a prender congedo da quest'uomo incomparabile, che m'onora della sua amicizia, mi parlò di due giovani di codesta curia che erano promessi sposi e che hanno avuto dei guai per causa di quel povero Don Rodrigo. Monsignore desidera d'averne notizia. Sono vivi? E le loro cose sono accomodate? Accomodate, ogni cosa, anzi io me ne ero proposto di scrivere a Sua Eminenza, ma ora che ho l'onore, si trovano qui. Qui, e più presto che si potrà, saranno marito e moglie. Io la prego di volermi dire se si possa far loro del bene e anche di insegnarmi la maniera più conveniente in questa calamità. Ho perduto i due soli figli che avevo e la madre loro, e ho avuto 3 eredità considerabili. Del superfluo ne avevo anche prima, sicché lei vede che il darmi un'occasione di impiegarne, e tanto più una come questa, e farmi veramente un servizio. Al cielo la benedica, perché non sono tutti come lei. La ringrazio di cuore per questi miei figlioli, e giacché Vostra Signoria illustrissima mi dà tanto coraggio, sì, signore, che ho un espediente da suggerirle, il quale forse non le dispiacerà. Sappia dunque che questa buona gente sono risoluti ad andare a mettere su casa altrove, di vendere quel poco che hanno al sole qui, piccola vigna al giovine di 9 o 10 pertiche, ma trasandata affatto. Bisogna far conto del terreno, nient'altro, di più una casuccia a lui, un'altra alla sposa, 2 topaie. Veda, un signore come Vostra Signoria non può sapere come la vada per i poveri. Quando vogliono disfarsi del loro, finisce sempre andare in bocca
qualche furbo, che forse sarà già un pezzo, che fa l'amore a quelle quattro braccia di terra, e quando sa che l'altro ha bisogno di vendere, si ritira, fa lo svogliato, bisogna corrigli dietro e dargliene per un pezzo di pane, specialmente poi in circostanze come queste. E il signor Marchese ha già veduto dove vada a parare il mio discorso. La carità più fiorita che Vossignoria Illustrissima possa fare a questa gente è di cavarli da questo impiccio, comprando quel poco fatto loro. Io, per dir la verità, do un parere interessato, perché verrei ad acquistare nella mia cura un compadrone come il signor Marchese, ma Vossignoria deciderà secondo che le parrà meglio. Io ho parlato per ubbidienza. Il Marchese lodò molto il suggerimento, ringraziò Don Abbondio e lo pregò di voler essere arbitro del prezzo e di fissarlo bene alto, e lo fece poi restare di sasso, col proporgli che si andasse subito insieme a casa della sposa, dove sarebbe probabilmente anche lo sposo. Per la strada, Don Abbondio, tutto gongolante, come vi potete immaginare, ne pensò e ne disse un'altra. Giacché Vossignoria Illustrissima è tanto inclinato a far del bene a questa gente, ci sarebbe un altro servizio da rendere loro. Il giovine ha addosso una cattura, una specie di bando per qualche scappatuccia che ha fatto in Milano 2 anni sono, quel giorno del gran fracasso, dove si è trovato impicciato, senza malizia, da ignorante, come un topo nella trappola, nulla di serio. Veda, ragazzate, scapataggini, di far del male veramente non è capace. Io posso dirlo, l'ho battezzato, l'ho veduto venir su. E poi, se Vossignoria vuol prendersi il divertimento di sentire questa povera gente ragionare sulla Carlona, potrà fargli raccontare la storia a lui e sentirà. Ora, trattandosi di cose vecchie, nessuno gli dà fastidio. E come le ho detto, lui pensa ad andarsene fuori di stato, ma col tempo, o tornando qui o altro, non si sa mai, lei mi insegna che è sempre meglio non esser su quei libri. Signor Marchese, in Milano conta, come giusto, per quel gran cavaliere e per quel grand'uomo che... No, mi lasci dire che la verità vuole avere il suo luogo. Una raccomandazione, una parolina di un par suo è il più bel bisogno per ottenere una buona assolutoria. Non c'è impegni forti contro codesto giovine? No, non crederei, gli hanno fatto fuoco addosso nel primo momento, ma ora credo che non ci sia più altro che una semplice formalità. Essendo così, la cosa sarà facile. La prendo volentieri sopra di me. E venne la dispensa, venne l'assolutoria, e venne quel benedetto giorno. I due promessi andarono con sicurezza trionfale proprio a quella chiesa dove, proprio per bocca di Don Abbondio, furono sposi. Un altro trionfo, e ben più singolare, fu l'andare a quel palazzotto, e vi lascio pensare che cosa dovesse passar loro per la mente in far quella salita all'entrare in quella porta, e che discorsi dovessero fare, ognuno secondo il suo naturale. Accennerò soltanto che in mezzo all'allegria, ora l'uno ora l'altro, motivò più di una volta che per compir la festa ci mancava il povero padre Cristoforo. Ma per lui, diceva poi, sta meglio di noi sicuramente. Il Marchese fece loro una gran festa, li condusse a un bel tinello, mise a tavola gli sposi con Agnese e con la mercantessa, e prima di ritirarsi a pranzare altrove con Don Abbondio, volle star lì un poco a far compagnia agli invitati. Aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, in testa di dire sarebbe stata una cosa più semplice, no? Fare una tavola sola. Oh, vi ho detto
vi ho detto che era un bravo uomo, ma non un originale come si direbbe ora, vi ho detto che era umile, ma non già che fosse un portento di umiltà. Ne aveva quanta bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per star loro in pari. Celebrato il matrimonio, finito il pranzo, non si pensò più che a fare i fagotti e a mettersi in viaggio. Casa a Tramaglino per la nuova patria. Le lacrime e ringraziamenti. Le promesse d'andarsi a trovare furono molte. Chi domandasse se non ci fu anche del dolore in distaccarsi dal paese nativo, da quelle montagne, ce ne fu sicuro. Che del dolore ce n'è, sto per dire, un po' per tutto. Bisogna però che non fosse molto forte, giacché avrebbe potuto risparmiarselo stando a casa loro, ora che i due grandi inciampi, Don Rodrigo e il bando, erano levati. Ma cosa direte ora, sentendo che appena arrivati e accomodati nel nuovo paese, Renzo ci trovò dei disgusti belli e preparati? Miserie. Ma ci vuole così poco a disturbare uno stato felice. Ecco, in poche parole, la cosa. Il parlare che in quel paese si era fatto di Lucia molto tempo prima che la ci arrivasse, il saper che Renzo aveva avuto a patir tanto per lei è sempre fermo, sempre fedele. Forse qualche parola di qualche amico parziale per lui, per tutte le cose sue, aveva fatto nascere una certa curiosità di vederla giovine, una certa aspettativa della sua bellezza. Ora, sapete com'è l'aspettativa? Immaginosa, credula, sicura, alla prova poi difficile, schizzinosa, non trova mai tanto che le basti. Perché in sostanza non sapeva quella che si volesse e fa scontare senza pietà il dolce che va dato senza ragione. E quando comparve questa Lucia, molti quali credeva forse dovesse avere i capelli proprio d'oro, le gote proprio di rosa, due occhi l'uno più bello dell'altro, che so io. Comincia a alzare le spalle, ad arricciare il naso, a dire: l'è questa? Ma dopo tanto tempo, dopo tanti discorsi, si aspettava qualcosa di meglio. Cos'è poi? Una contadina come tante altre. E di queste delle meglio ce n'è per tutto. Venendo poi a esaminarla in particolare, notavano chi un difetto e chi un altro, e ci furono fin di quelli che la trovarono brutta affatto. Siccome però nessuno le andava a dire sul viso a Renzo queste cose, così non c'era un gran male fin lì. Ma chi lo fece il male? Furono certi tali che gliele rapportarono. E Renzo, che volete? Ne fu tocco sul vivo. Cominciò a ruminarci sopra, a far di gran lamenti con chi gliene parlava più a lungo tra sé. E cosa vi importa voi altri? Chi vi ha detto di aspettare? Sono mai venuto io a parlarvene, a dirvi che la fosse bella? E quando me lo dicevate voi altri, vi ho mai risposto altro se non che una buona giovine? È una contadina. Vi ho detto mai che avrei qui menato una principessa? Non vi piace? Non la guardate. Ne avete delle belle donne? Guardate quelle. Alle volte una corbelleria basta a decidere dello stato di un uomo per tutta la vita. Se Renzo avesse dovuto passare la sua in quel paese, secondo il suo primo disegno, sarebbe stata una vita poco allegra. A forza d'essere disgustato, era ormai diventato disgustoso. Era sgarbato con tutti, perché ognuno poteva essere un dei critici di Lucia. Non già che trattasse proprio contro il galateo, ma sapete,
quante belle cose si possono far senza offendere le regole della buona creanza, fino a sbudellarsi. Aveva un non so che di sardonico in ogni sua parola. In tutto trovava anche lui da criticare, a segno che se faceva cattivo tempo 2 giorni di seguito, subito diceva, già, in questo paese. Vi dico che non erano pochi quelli che avevano già preso a noia e anche persone che prima gli volevano bene. E col tempo, di una cosa nell'altra, si sarebbe trovato, per dir così, in guerra con quasi tutta la popolazione, senza poter forse, né anche lui, conoscere la prima cagion di un così gran male. Ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodar tutte le malefatte di costui. Aveva essa portato via, infatti, il padrone di un altro filatoio, situato quasi sulle porte di Bergamo. E l'erede, un giovane scapestrato, che in tutto quell'edificio non trovava che ci fosse nulla di divertente, era deliberato, anzi, smanioso di vendere, anche a mezzo prezzo. Ma voleva i denari l'uno sopra l'altro per poterli impiegare subito in consumazioni improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a vedere, trattò, tornò indietro in fretta, comunicò l'affare al cugino e gli propose di farlo a mezzo. Una così bella proposta troncò i dubbi economici di Renzo, disse sì, andarne insieme, e si strinse il contratto. Non crediate però che non ci fosse qualche fastiduccio anche lì. L'uomo, finché sta in questo mondo, è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede intorno a sé altri letti ben rifatti e si figura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena si è accomodato nel nuovo, comincia pigiando a sentire qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme. Siamo insomma alla storia di prima. E per questo, soggiunge l'anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene. E così si finirebbe anche a star meglio. Fu da quel punto in poi una delle vite più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili, di maniera che se avessi da raccontare vi seccherebbe a morte. Ma prima che finisse l'anno del matrimonio venne alla luce una bella creatura, come se fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo. Una bambina, e potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quanti altri dell'uno e l'altro sesso, e Agnese, affaccendata a portarli in qua e in là, l'uno dopo l'altro, chiamandoli cattivacci e stampando loro in viso dei bacioni che ci lasciavano il bianco per qualche tempo. E Renzo volle che imparassero tutti a leggere e a scrivere, dicendo che giacché là c'era questa birberia, dovevano almeno approfittarne anche loro. Il bello era sentirlo raccontare le sue avventure. Finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. Ho imparato, diceva, a non mettermi nei tumulti. Ho imparato a non predicare in piazza. Ho imparato a guardar con chi parlo. Ho imparato a non alzare troppo il gomito. Ho imparato a non tenere in mano il martello della porta quando ci vedi intorno gente con testa calda. Ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede. Prima di aver pensato quel che ne possa nascere, 100 altre cose. Lucia, però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta. Le pareva così in confuso che ci mancasse qualcosa. E a forza di sentire ripetere la stessa canzone e di pensarci sopra ogni volta, e io, disse un giorno al suo moralista, cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare guai, sono loro che sono venuti a cercare me. Quando non voleste dire che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettervi a voi.
aggiunse soavemente sorridendo. Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dati cagione, ma che la condotta più cauta e innocente non basta a tenerli lontani, che quando vengono, per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia, la quale, se non vi è dispiaciuto affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta, anche un pochino chi l'ha raccomandata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Grazie. Grazie, grazie davvero. E siccome si è parlato di lieto fine, questo lieto fine non può che finire con una fine in felicità, non può che finire in una festa, e ancora delle note ci accompagnano, lasciando che questo sia davvero un concerto di parole, ancora una volta all'organo, per lasciarci, questa volta con Messiaen, con una festa, con una esplosione, una folgorazione di luce e di gioia, con cui ci salutiamo e continuiamo il nostro viaggio, ormai con i nostri bagagli ben colmi di letteratura, con una convinzione della fede di Alessandro Manzoni in Dio, del cristianesimo, lo sappiamo, della fede di Alessandro Manzoni nella scrittura e della letteratura, ora forse lo sappiamo meglio, due fedi che stanno bene insieme. Grazie.